Fino al 14 luglio a Palazzo Lascari si è visibile la mostra I Carabinieri Reali nella storia d'Italia, uniformi, cimeli, immagini dell'arma benemerita nel bicentenario della fondazione, focalizzata sulla storia dell'arma tra il 1814 e il 1946. A Torino la seconda edizione di SMAU, appuntamento dedicato all'innovazione nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese. Nella sessione dedicata a Smart City e e-Government, il Consiglio regionale è stato selezionato come uno dei 22 casi di successo con Piemonte Visual, progetto realizzato in collaborazione con Consorzio Topics, CSI Piemonte e altre realtà legate al mondo digitale. Al Circolo dei Lettori a Torino la consulta europea con l'Accademia dei Folli ha presentato lo spettacolo di musica e teatro Le voci dell'Europa, voci senza polvere, con lettura di alcune pagine significative di letteratura europea e brani musicali eseguiti dal vivo. In occasione della chiusura della mostra fotografica I luoghi e la memoria istantanee su Norberto Bobbio, all'ufficio relazioni con il pubblico dell'Assemblea Legislativa, si è svolto l'incontro Un luogo personale, la casa di Via Sacchi, che aveva un valore pubblico. L'Europa contro il terrorismo è il titolo dell'appuntamento organizzato dall'Associazione Italiana Vittime del Terrorismo in collaborazione con il Consiglio regionale, dedicato al terrorismo visto con gli occhi degli studenti delle scuole piemontesi che hanno presentato alcuni lavori sul tema. 23 studenti vincitori del concorso Cultura della legalità e dell'uso responsabile del denaro dell'Osservatorio regionale sul fenomeno dell'usura partecipano dal 18 al 21 maggio al viaggio studio in Sicilia in visita ai luoghi significativi della lotta alla mafia. Le figure femminili della corte estense sono state al centro della seconda conversazione a corte, organizzata dal Centro Studi della Regia di Venaria in collaborazione con il Consiglio regionale. L'ultima conversazione a corte si terrà il 19 maggio a Palazzo Lascaris, sul tema delle feste e delle cerimonie barocche fra le corti di Modena e Torino. Circa 1.500 visitatori hanno partecipato ai 33 eventi organizzati e ben 10.000 persone hanno fatto visita allo stand. Grande successo del Consiglio regionale del Piemonte al Salone del Libro, grazie anche al fitto carnet di eventi che hanno animato l'Arena Piemonte e le altre sale conferenze.